Francesca Flaminio Douglas della comunicazione di Allianz. Domenica 15 settembre ci sono le azioni della Sala Milano Running con tante novità al via, giusto? Esattamente, per il quinto anno si terrà una gara nella gara che è la salita ai primi 23 piani del grattacielo Torre Allianz, con in palio il trofeo Allianz Tower per gli atleti che riusciranno a salire con i migliori tempi, sia nella categoria femminile che maschile, i 23 piani che rappresentano 664 gradini e oltre 100 metri di dislivello. Una gara impegnativa ma che anno dopo anno attrae sempre più persone. Quest'anno sono attese circa 1500 persone che affronteranno la sfida alla Torre Allianz e di questi anche atleti del team Allianz, che è formato quest'anno da ben 240 tra colleghi, agenti e financial advisors del nostro gruppo. A tutti un in bocca al lupo e buon divertimento. Perfetto, tra l'altro loro avranno anche la possibilità di ammirare il murale, giusto? Esattamente, la novità di quest'anno è che la Torre Allianz è stata affrescata per tutti i 50 piani dell'edificio da un murale su un'opera sociale realizzata dalla nostra fondazione Allianz Umanamente, dai dipendenti che hanno fatto volontariato per affrescare i vani delle scale e da persone con disabilità. Abbiamo realizzato così il murale più grande al mondo mai realizzato lungo le scale di un edificio, che ha ottenuto il Guinness World Record e il cui titolo è Il Giro del Mondo in 50 piani, perché si ispira idealmente a un giro del mondo sviluppato lungo tutta l'altezza di Torre Allianz, oltre 200 metri. Allora, grazie mille e buon proseguimento. Grazie.